Marco Santoboni è l'anima del lavoro che ha portato all'allestimento di un museo che il presidente Santo Padre ha detto porta il Perugia per l'eternità nella storia. Da lei vogliamo sapere cosa c'è dietro le quinte di questo lavoro. Io la ringrazio perché lei mi ha detto l'anima, però ha esagerato, perché qui l'anima sono stati i tifosi del Perugia, e le spiego il perché. Quando noi siamo partiti abbiamo deciso di fare il museo, di realizzare il museo, non avevamo nemmeno un cimelio, perché il Perugia non aveva, diciamo, nei suoi archivi nessun materiale, quindi siamo partiti proprio dal coinvolgimento delle persone, quindi Luca Chiavini, quindi Massimo Calzoni, quindi Giordano Martucci, quindi Roberto Settonce, e Ilvano Ercoli, che diciamo ha presieduto, Franco Santanicchia. Siamo ripartiti dalle persone, no? Infatti il logo del museo parla di storie, persone e passione. Siamo ripartiti da loro e quindi siamo andati all'archivio di Stato per cercare materiali della prima sezione storica. Insomma, forse non so quante ore mi servirebbero per parlare sufficientemente di tutto il museo e di come è stato realizzato. Però io devo dire grazie a tutti, devo dire grazie a questa commissione di tifosi, devo dire grazie ai tifosi perché ci hanno aiutato ad allestire la sala dedicata alla Curva Nord, quindi a tutti i gruppi. Dobbiamo dire grazie anche alle televisioni che ci hanno messo a disposizione il materiale da poter poi proiettare nella parte multimediale. E poi un ringraziamento va a tutti i tifosi che ci hanno donato i cimeli, e ne abbiamo ricevuti veramente tanti, tanti li esporremo ciclicamente perché questi materiali andranno in qualche modo a rotazione. Io lo sto dicendo a tutti, credo che si saranno commosse davanti a me personalmente almeno 15 persone, che non sono tante, però quelli che hanno il Perugia nel cuore credo che entrando lì dentro si sentano veramente dentro uno spazio che è il loro. Senta, i tifosi hanno fatto la fila, stanno ancora facendola per vedere questo museo, e oggi è anche la giornata dell'inizio della campagna abbonamenti con la prelazione. Cosa può dare un museo come questo in più all'identità di un popolo di tifosi? Guardi, secondo me può dare tutto. Io l'ho detto anche nella conferenza stampa di presentazione. Io viaggio un po' anche con la fantasia. Io immagino l'arrivo di un nuovo calciatore. Presentarlo e portarlo dentro al Museo del Perugia, fargli vivere un pochino quella che è stata la storia, anche se per pochi minuti, ma cercando di spiegargli che cosa significa indossare questa maglia, io credo che possa farlo sentire più dentro al Perugia, possa fargli percepire quella maglia in maniera diversa. Quindi ecco, soltanto per spiegare che secondo me può dare effetti e benefici da tutti i punti di vista, persino quello tecnico, figuriamoci per tutto quello che riguarda anche iniziative di marketing, appetibilità nei confronti degli sponsor. Questo museo ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con tifosi, con le istituzioni, con gli ex giocatori, ha interagito, c'è stata sinergia tra le vecchie società, tra i vecchi presidenti, i vecchi giocatori, i nuovi giocatori. Oggi c'era Camplone, che è un recentissimo, c'era Bucchi, che è il nuovo allenatore, insomma c'era Castagnier, che qua ha scritto la storia. Poi insomma lei mi chiedeva che cos'è il dietro le quinte. Il dietro le quinte sono stati i weekend passati con Carlo Giulietti a scrivere tutta la storia del Perugia. Carlo e Claudio Giulietti, che forse prima non li ho nemmeno menzionati, loro sono stati straordinari, penso che me li porterò nel cuore per tutta la vita.